L'emergenza rifiuti a Palermo. Dopo gli interventi straordinari, scongiurato il pericolo sanitario per la popolazione. Allertato l'intero sistema di protezione civile in occasione del soccorso del traghetto della Tirrenia Vincenzo Florio. A Novara di Sicilia, in provincia di Messina, proposto un piano intercomunale di protezione civile. Scongiurato il rischio di un'emergenza sanitaria dopo l'incontro che si è svolto la settimana scorsa alla prefettura di Palermo alla presenza di Guido Bertolaso. Occorrerà una settimana ancora per ripulire le strade di Palermo e trasferire in discarica la residua quota di immondizia da smaltire, che ricordiamo si stimava in totale pari a oltre 4.400 tonnellate di rifiuti. A carico della Regione Siciliana e del Dipartimento di Protezione Civile Regionale, gli oneri relativi agli interventi straordinari in merito alla raccolta dei rifiuti, che è iniziata il 3 giugno scorso, è stata quantificata in 100.000 euro al giorno. Continua così la messa a punto delle strategie di intervento per la risoluzione dell'emergenza rifiuti in Sicilia, con il coordinamento integrato della Regione, della Prefettura, dell'AMIA, dell'Agenzia Regionale dei Rifiuti e delle Acque, degli esponenti degli ATO siciliani, oltre all'Esercito. Salvatore Cocina, direttore regionale della Protezione Civile regionale, ha così dichiarato: procederemo applicando alla raccolta il metodo a rete, già sperimentato proprio negli interventi di protezione civile. Gli ATO rifiuti di tutte le province siciliane stanno collaborando alla soluzione della situazione palermitana. Adesso si prospetta il problema della discarica di Bellolampo, che sta ormai raggiungendo il suo limite di capienza. La situazione si avvia comunque alla normalità e potrà essere confermata proprio il 15 giugno, quando è prevista la visita del capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso. Abbiamo visto che molti operatori scendevano giù addirittura con le tute ignifughe, quelle per avvicinamento a fuoco, con le bombole di ossigeno, e tutti neri in faccia, tutti, quindi il fumo doveva essere denso e tanto. C'erano dei bambini piccoli, delle persone anziane, le difficoltà più grosse sono state queste, però non c'è stato nessun problema perché abbiamo anche gente capace. E questa è la testimonianza di un volontario dell'Associazione di Protezione Civile Città di Siracusa al rientro dall'Abruzzo, che si trovava a bordo della nave della Tirrenia proveniente da Napoli. Giorno 29 maggio, alle prime luci dell'alba, un incendio nella stiva del Vincenzo Florio della Tirrenia costringe le autorità di protezione civile a far scattare l'emergenza ed il soccorso in mare per mettere in salvo gli oltre 500 passeggeri. Devo dire che questa volta, per fortuna, non ci sono stati né morti né feriti. La macchina dei soccorsi è partita subito dopo le prime notizie dell'incidente, quindi intorno alle 6:15. Qui ci siamo attivati un po' tutti, dalla prefettura alle forze dell'ordine, alla regione, alla protezione civile regionale, al volontariato soprattutto, le forze dell'ordine, il comune, la provincia. C'è uno spiegamento di forze notevole, sono arrivati già le prime 26 persone con dei bambini, dei neonati che abbiamo visto sopra assistere, abbiamo assistito anche noi, e ora è arrivata qui la nave che porta il grosso dei 400 passeggeri evacuati dalla Tirrenia sulla Snap. Quanto potrebbe essere utile il supporto, ad esempio, di associazioni che hanno mezzi disponibili nel soccorso a mare? Beh, il soccorso a mare è oggi coordinato per legge dalle capitanerie di porto, quindi tutto deve avvenire in raccordo con loro. Probabilmente prossimamente, appunto, daremo la disponibilità di queste associazioni di volontariato per la ricognizione. È ormai tempo di vacanza, le scuole chiudono e i ragazzi sono pronti a godersi il meritato riposo. Non prima però di aver appreso come comportarsi durante il corso della bella stagione, con particolare riguardo al rischio incendio boschivo. Nasce così l'iniziativa del comune di Novara di Sicilia, che insieme ai comuni di Mazzarrà Sant'Andrea e Fondachelli Fantina ed il supporto del Collegio dei Geometri di Messina hanno riunito gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia nei locali del Teatro Casalaina. Stamani i ragazzi hanno avuto l'occasione di essere ulteriormente sensibilizzati alla tematica rischio incendio, una tematica che già affrontano quotidianamente durante le attività curriculari con i propri insegnanti, tematica che rientra nelle attività previste dal POF d'istituto. Ed è stata veramente una mattinata diversa ma entusiasmante. I ragazzi, dopo aver seguito gli esperti, i funzionari della coalizione civile, sono riusciti a intervenire personalmente, è stato aperto un dibattito, messo in evidenza di essere a conoscenza dei contenuti fondamentali, quindi come comportarsi in occasione di rischio.
e mi auguro che nel proseguo dell'attività la protezione mi venga incontro con dei progetti che insieme attiveremo negli anni a seguire. L'incontro ha consentito anche all'amministrazione di Fondachelli Fantina di consegnare alla Protezione Civile regionale una proposta di piano intercomunale di protezione civile, perché la stessa possa essere valutata nelle giuste sedi. Abbiamo voluto lanciare il nostro progetto comprensorio della Valle del Patrì e del Novara, mettendoci insieme con l'amministrazione comunale, ma anche con l'istituzione che opera sul territorio, con i gruppi di volontariato, per guardare un piano comprensoriale che noi abbiamo chiamato piano naturalmente intercomunale di protezione civile. Un piano che prevede anche acquisti collettivi di attrezzature, di organizzazione, mettere insieme il volontariato, ma non solo, in modo che possiamo intervenire nelle emergenze, in tutte le emergenze. Oggi si parlava di incendio, ma noi abbiamo purtroppo un territorio devastato dalle alluvioni, devastato dai dissesti idrogeologici, devastato anche dai problemi antropici, strade in difficoltà, e naturalmente abbiamo bisogno di tutto e di tutti. Questa idea progettuale che abbiamo avanzato, non senza con la speranza di riuscirci, abbiamo chiesto l'aiuto al Dipartimento di Protezione Civile, l'aiuto che sicuramente sarà concesso, dato, perché lo stimolo parte proprio dalla legge sulla base della protezione civile, che ci dice di stare insieme. Noi abbiamo forse, non so se il primo gruppo, la prima idea progettuale in Sicilia, che mette insieme diverse realtà comunali, però ci vogliamo credere in questa idea, io ci credo.